mix with some rock and roll, Motown R&B and backwoods soul. The bass drum kicks and away we go. Sounds like an angel shining down, a small piece of heaven in an outskirt town, where all the folks start gathering round to hear me play my country sound. I hope you like it, it's a song I wrote about where I've been and the people I know, the simple life where the green grass grows. Fiera primaverile, vice sindaco di Ozegna Federico Pozzo, una giornata riuscita? Assolutamente sì, siamo contentissimi di aver festeggiato appunto la nostra tradizionale fiera zootecnica. Ovviamente ringraziamo tutte le associazioni, nel senso che senza la Proloco, nel nome di Franchino De Fazio, la sezione della Coldiretti di Ozegna, quindi Davide Aimonetto, e ovviamente l'AIB per il servizio che offre, tutto questo non sarebbe possibile. Ci sono stati più banchi rispetto all'anno scorso e anche la Battaglia delle Reine so che presenta 20 capi in più rispetto al solito, diciamo, e quindi siamo molto contenti di questo, e meno male che anche il tempo è stato dalla nostra e speriamo che regga per tutta la giornata. Un appuntamento tradizionale, come è importante portare avanti appunto le tradizioni? Assolutamente, noi siamo molto attaccati ai nostri eventi, alle nostre manifestazioni e cerchiamo ogni anno di migliorarle. Sappiamo che non sono stati anni facili, nel senso che veniamo da 2 o 3 anni che magari la fiera non si è fatta ancora a causa Covid, ma piano piano si sta migliorando e anche l'affluenza delle persone sta aumentando. Quindi questo per noi è positivissimo, assolutamente sì. Un aiuto agli agricoltori che chiedevano appunto, visto anche il tempo, quale può essere secondo la vostra amministrazione, quale può essere un aiuto a loro? Allora, sicuramente dobbiamo cercare di essere vicini a questa categoria che troppo spesso viene, diciamo, abbandonata, quindi ci dobbiamo rendere conto che grazie agli agricoltori se possiamo mangiare i nostri cibi, tutto quello che mangiamo, e quindi bisogna cercare anche di sensibilizzare, secondo me, creando anche degli eventi, cercando di capire anche dal loro punto di vista quello che possiamo fare noi e cercare ovviamente di essere vicini in progetti e tutto quello che c'è bisogno. Quindi secondo me l'ascolto dovrebbe essere la base per poter fare eventi o progetti futuri proprio con loro. Domenica 16 aprile, Ozegna, fiera primaverile e mostra zootecnica. Siamo qua con il presidente Coldiretti di Ozegna, Davide Aimonetto. Una giornata bellissima e ben riuscita. Buongiorno a tutti, salve. Vediamo una bella giornata, anche se ahimè preferiremmo che fosse abbastanza con questo periodo di crisi di acqua e di siccità, infatti si vede tutto qua attorno che è un bel disastro. Comunque dai, giornata riuscita nel nostro piccolino, come ho sempre fatto. Abbiamo 2 allevatori che hanno provato le bovine in esposizione, siamo su 70 e qualcosa capi di reine, pensavamo qualcosina in meno, invece sono arrivati in più, ben venga, dato che è un paese di prevalentemente attitudine agricola. E bon, tutto qua, il discorso l'1:30, allora stamattina c'è stata l'arrivo dei bovini, reine hanno fatto la pesatura, poi sono arrivati gli altri per la premiazione, tra virgolette diciamo premiazione, portano all'esposizione, poi il comune provvederà al pagamento. E poi oggi pomeriggio, 1:30, comincerà poi il confronto delle reine, sempre la solita discussione, diviso per categorie, base peso e l'età che hanno, e tutto qua. Come hai ricordato tu, un periodo difficile per gli agricoltori a causa della siccità, a causa dei rincari, a causa, diciamo, un po' di tutto il sistema. Diciamo che vedi, ahimè, anche stata sta guerra che da 1 anno e passa che ci porta avanti in Ucraina. Il tempo non ci ha permesso, già l'anno scorso è stato difficile, però sembrava, già l'anno scorso ci lamentavamo, ma quest'anno è ancora peggio, è già partito, già col piede sbagliato i primi degli anni e sta continuando, piogge nessuna, nevicate pochissime, quasi inesistenti. Sono andato su 10 giorni fa dove andiamo in alpeggio gli animali, disastro, acqua pochissima, infatti noi il problema grande adesso è l'acqua. Speriamo in ste piogge, però ahimè dovrà piovere tanto e non può, e tanto e per tanto tempo. Il problema è che speriamo che non faccia disastri, perché il problema qua è grossissimo, i disastri, perché è capace o che faccia poi quelle
piogge impazzite che mette giù tante di quell'acqua in pochissimo tempo, prima che il terreno è anche molto asciutto e prima che penetri giù è duro. Vedremo, e come giusto hai ricordato prima, già i prezzi che sono lievitati, quest'anno c'è proprio, già l'anno scorso ci ha messo la prova, ma quest'anno ha messo la prova ancora di più sti allevatori e tutti gli altri assieme in esso e connesso. Speriamo. Un aiuto? Quale aiuto? Anzi, quale aiuto sarebbe, ci vorrebbe? A parte il tempo, la pioggia. Uno, il tempo sarebbe già una gran mano, perché purtroppo noi, il nostro mestiere, siamo sempre con gli occhi al cielo, che speriamo sempre in ste piogge, perché poi l'evolversi è l'altro, perché non avendo l'acqua non puoi irrigare, non puoi far questo, non puoi far quello. Adesso io, come tanti altri colleghi, mai se abbiamo seminato, verrà, non verrà, chi lo sa. Prati sono lì fermi, clima impazzito, perché il mattino fa freddo, pomeriggio come adesso fa caldo, poi la notte va di nuovo giù le temperature. Aiuti, non è questione di aiuti, il problema è il quantificare il valore, chi ha la bestia da vendere, chi ha il fieno da vendere, chi ha il mais da vendere. Cioè, anche un allevatore che abbia la faccia in grasso, che faccia il latte, sì, c'è stato un aumento adesso, ma è insignificativo. Tutto quello è stato la problematica è quella alla fine.